giovedì 22 marzo 2018, vediamo anche oggi quali sono le principali notizie su Messina Ora Live in collaborazione con Antenna del Mediterraneo. In apertura spazio all'Università di Messina abbiamo titolato Batti Quorum, perché in effetti è stato raggiunto il numero necessario di votanti per assegnare il ruolo di rettore nel prossimo settennio. Contrariamente al maltempo e alle previsioni di questa mattina, già alle 14 è stato raggiunto il quorum per l'elezione. Hanno votato 1646 aventi diritto con una percentuale del 54,6%. Alle 17 invece i votanti erano già al 74%. Domani dunque lo spoglio, sapremo quindi chi sarà il prossimo rettore tra Francesco Stagno dal Contres e Salvatore Cuzzo Crea. E cambiamo pagina, tra poco sarà il momento della Pasqua e come ogni anno l'arcivescovo incontra i giornalisti. Oggi l'arcivescovo a Colla ha citato Papa Francesco ricordando prima la dignità, che non è in vendita, ma vediamo i particolari in questo servizio. Un incontro stimolante, un augurio che ha l'effetto di una doccia fredda per tornare all'acqua, simbolo scelto dall'arcivescovo a Colla per ribadire con la Samaritana la semplicità dell'incontro con Gesù. L'acqua necessaria come la verità, l'acqua di cui nessuno può fare a meno, come non si può fare a meno di Dio, anche se l'uomo riesce a dare risposte a se stesso. Monsignor a Colla ha ricevuto i giornalisti nella sede arcivescovile, un clima molto diverso dalle chiassose e presenzialiste conferenze stampa in cui spesso la diocesi mostrava i muscoli. Monsignor Accolla ha compiuto nella chiesa messinese una rivoluzione col sorriso, ricordando che i sacerdoti sono persone donate a Dio e non possono anteporre il bisogno personale al servizio e i movimenti servono a creare nuove energie, riferendosi evidentemente alle recenti nuove nomine e incarichi. Mi avete fregato, ha detto sorridendo a Colla, che chiedeva un parere su Messina, dove si trova ormai da un anno. Siracusa è nel mio cuore, ma qui c'è una ricchezza straordinaria di paesaggi, persone, spiritualità condivisa. Chiaro il messaggio di Monsignor a Colla, che non si sottrae al dibattito politico, citando Papa Francesco sui temi del rispetto per l'ambiente e l'Evangelii Gaudium. La politica è una vocazione altissima, ha detto, una delle forme più preziose della carità quando cerca il bene comune. Dunque non accontentatevi di un piatto di lenticchie, siate rigorosi nelle analisi, nel discernimento, la nostra dignità non è in vendita. Un approccio francescano anche rispetto alle responsabilità dell'Occidente capitalista, che si scandalizza per gli effetti devastanti dell'impoverimento di cui oggi i migranti sono le vittime. Quando Gesù ci dice che quando viviamo nella verità, noi è come se attingessimo all'acqua pura, e ci dà un programma di vita. E genera nei nostri cuori opportunità di vita nuova, perché il bisogno di verità oggi è tanta. La responsabilità della verità è anche uno dei temi. In questo momento ci si avvicina anche a un momento elettorale. Lei ha fatto anche un chiaro riferimento al saper scegliere, al discernimento. Discernimento, ma questo tutti quanti ogni giorno siamo chiamati al discernimento. Naturalmente questo esige innanzitutto la serenità interiore da parte di ognuno, quindi abbiamo bisogno di creare percorsi di libertà interiore e di coraggio profetico, perché tante volte la carità è a caro prezzo, cioè bisogna avere il coraggio di saper fare delle rinunce. Se non sappiamo fare delle rinunce, già stiamo celebrando compromessi, e i compromessi diventano debiti, le complicità diventano debiti e poi si pagano caramente, sia a livello personale sia a livello sociale. Ecco, lei ha confessato di essere esigente con se stesso e anche con i suoi sacerdoti. Che anno è stato questo suo primo anno? È stato bellissimo, perché la cosa più bella che sto vivendo è l'affetto, l'attenzione della gente comune, e l'attenzione e l'affetto di tanti sacerdoti. E su 250-300 sacerdoti, compresi i religiosi che sono in diocesi, devo dire che i soggetti veramente esemplari, dediti, che si donano alla gente, sono moltissimi, moltissimi. C'è, come in tutte le famiglie, qualcuno che può far soffrire, ma in realtà c'è un presbiterio bello, sano.
in ricca comunione? Non lo posso dire, in cerca di comunione sicuramente. E siamo a Palazzo Zanca, ex dipendenti di Casa Serena hanno occupato il comune, una protesta che continuerà ad oltranza, 40 in totale che da ieri mattina hanno occupato l'aula del Consiglio Comunale e che non hanno intenzione di andare via se prima non ci saranno delle risposte. Ecco cosa hanno spiegato ai microfoni della nostra Marina Pagliaro. Una protesta che continuerà a oltranza, quella degli ex lavoratori di Casa Serena, 40 in totale che ieri mattina hanno occupato l'aula del Consiglio Comunale e che non hanno intenzione di andare via se prima non ci vedranno chiaro. Vogliono risposte dal sindaco, dall'assessore Nina Santisi e dal dirigente Dario Zaccone in merito alla loro mancata riassunzione, ma anche al perché, dopo la riapertura di Casa Serena, soltanto 40 dei 100 ex dipendenti sono stati riassunti a tempo indeterminato. Un iter burocratico lungo che parte nel 2013. Quando l'ex commissario Croce ha deciso di chiudere la struttura per metterla in sicurezza. Un protocollo firmato con l'allora assessore Mantinao e con i sindacati salvò i 40 dipendenti riassorbendoli nel settore dei servizi sociali con la legge 328, ma allo scadere di questo contratto nessun passo avanti. Non abbiamo ricevuto le giuste risposte da parte dell'amministrazione, sollecitata più volte in questi anni di tra virgolette precariato, perché comunque dal 2015 abbiamo avuto un contentino dopo essere usciti da Casa Serena di 3 anni con la legge 328 dei finanziamenti della regione. Ci hanno dato un contentino di 3 anni, ma sapendo che comunque in questi 3 anni avrebbero dovuto risolvere i problemi strutturali di Casa Serena e pian piano comunque ricollocarci. Ultimamente abbiamo saputo della collocazione ex novo di dipendenti che non c'entravano niente col circuito di Casa Serena e che, dico, volente o nolente, comunque hanno preso il nostro posto. Dal 31 gennaio di quest'anno, infatti, gli ex dipendenti si trovano a spasso. 40 famiglie che dalla fatidica data in cui hanno perso il lavoro hanno anche presenziato ogni mercoledì per un mese ai lavori della commissione, ma senza nessun esito. Risposte vaghe quelle ricevute. Sembrerebbe che il contratto stipulato con la legge 328, che avrebbe previsto una loro reintegrazione a Casa Serena, non sia passato per l'ufficio di Zaccone né della Giunta e dunque, in mancanza della ratifica anche dal Consiglio, nessuna possibilità di reintegrare i lavoratori in base al precedente contratto. Non riusciamo a capire il perché non vogliono ricollocare noi storici di Casa Serena al nostro vecchio posto di lavoro, comunque dico. L'alternativa sarebbe quella di agire tramite fondi PAC, prospettiva questa avanzata dall'assessore Guido Signorino, che ha fatto visita oggi agli occupanti che continueranno ancora il loro presidio. E parliamo di via Don Blasco, è stato rilasciato infatti il nulla osta idraulico da parte del genio civile, ha firmato appunto stamattina la possibilità di eseguire i nuovi lavori. Ad essere interessato dal provvedimento è il torrente Zaera, che nell'ambito dei lavori di collegamento del viale Gazzi all'approdo delle ferrovie deve essere parzialmente coperto. La strada sarà realizzata nel torrente all'incrocio con la via La Farina per circa 100 metri. E siamo alla pagina di cronaca, ci spostiamo a Barcellona Pozzo di Gotto per un sequestro milionario, 6 milioni di euro, tanto ammonta il patrimonio sequestrato a Carmela Milone, al marito Domenico Giuseppe Molino e ad Antonino Polito. Nel mirino l'impresa Gramey SRL, la edil detta SRL unipersonale. Le indagini sono partite da un'estorsione a carico della ditta Presti Rosario impegnata nella costruzione della rete fognaria. Tutti già indagati nel processo scaturito dall'operazione antimafia Gota 7 sono accusati di intestazione fittizia e trasferimento fraudolento di beni. Per la pagina della cultura parliamo della Villa Miraglia, la prestigiosa struttura di proprietà della città metropolitana di Messina all'interno del Parco dei Nebrodi, che è stata inaugurata stamattina sotto la neve. Ad aprire gli interventi è stato Rino Mazzurco in qualità di rappresentante della società che gestirà la struttura diventata resort, seguito dal presidente del GAL Nebrodi Plus, che rappresenta i comuni del Parco dei Nebrodi, Francesco Calanna. A seguire il sindaco di Cesarò, Salvatore Calì,
il commissario straordinario per il Consiglio della Città Metropolitana Filippo Ribaudo, il senatore Bruno Mancuso e l'assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica Bernadette Grasso. La cerimonia si è conclusa con la benedizione del resort che è stata impartita dal parroco di Cesarò, padre Nunzio Vasta. La gestione della prestigiosa struttura è stata invece affidata tramite procedura di avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla ditta Mazzurco di Cesarò. E chiudiamo con una donazione che è arrivata al Teatro Vittorio Emanuele da parte della famiglia Toldonato, che nei giorni scorsi ha donato l'antico studio in stile rinascimentale della prima metà del Novecento, appartenuto appunto al dottor Franco Toldonato e prima ancora al padre, il professor Saverio. Abbiamo ritenuto opportuno restituire al teatro e alla città un luogo in cui il teatro passava, veniva immaginato, progettato e vissuto. Queste sono le parole di Patrizia Racini e Claudio Toldonato, rispettivamente moglie e figlio di Franco. Ed è tutto per questa edizione, noi ci rivedremo domani e continuate a seguirci su messinaora.it.